Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con le nostre tribune elettorali per le politiche del prossimo 25 settembre. Oggi ci occupiamo della circoscrizione regionale per la Camera, le liste proporzionali con i due capolista di due formazioni che si contenderanno i seggi previsti per l'Abruzzo, che alla Camera sono sei per quanto riguarda appunto la proporzionale. Saluto e ringrazio Giulio Cesare Sottanelli, buonasera ai nostri telespettatori, che è il capolista di Azione Italia Viva, l'Italia sul serio. Come si chiama questa coalizione, per essere precisi? La coalizione è Lista Calenda, lo slogan è l'Italia sul serio, perché c'è bisogno di serietà. Allora, e invece c'è Daniele D'Angelo, che rappresenta Noi Moderati. Buonasera anche a lei. Buonasera. Che è il capolista della lista, diciamo, di moderati, è presente all'interno della coalizione di centrodestra. Allora, iniziamo subito con, ricordando la formula brevemente, che è quella della domanda per entrambi i candidati, poi dopo un certo numero di domande invertiremo l'ordine di risposta, avete 2 minuti e mezzo per rispondere, sentirete un cicalino, ma potrete naturalmente completare il vostro ragionamento. Ricordo ai telespettatori che noi parliamo di proporzionale, uninominale, un sistema abbastanza complesso, che però nella realtà è semplicissimo, basta votare, mettere la croce sul simbolo del partito che vi rappresenti di più, il vostro modo di pensare. Non c'è bisogno, i nomi ci sono nella lista, perché c'è una lista in ordine elettorale di eventuale elezione che riguarda i candidati, ma non vanno messe preferenze, non va messo il voto disgiunto, basta votare sulla lista, sia alla Camera che al Senato. È la cosa più semplice del mondo, ma in Italia ci preferiamo complicare la vita quando scriviamo le leggi. Giulio Cesare Sottanelli, inizio con lei per parlare del ruolo che Azione Italia Viva vuole svolgere all'interno di questa competizione elettorale improvvisa, nella quale alla fine dell'estate noi italiani ci siamo trovati catapultati. Quali sono le vostre aspettative? Non possiamo più parlare da oggi di sondaggi, perché è terminato il termine per poterli citare, però insomma, qual è il sentiment, diciamo, di questa campagna elettorale, ripeto, così particolare e per certi versi in attesa? Certamente in attesa, per responsabilità di alcune persone ben definite, e mi riferisco ovviamente a Conte e al Movimento 5 Stelle, che a un certo punto hanno deciso di staccare la spina a un governo che cui loro avevano partecipato, su un provvedimento che alla Camera era stato da loro votato, e poi cambiano idea dopo qualche giorno, votano, quindi si astengono nella Camera del Senato, e poi ovviamente c'è stata la sponda di Forza Italia e soprattutto della Lega. Allora il dubbio nasce spontaneo nel momento in cui 4 giorni prima Draghi chiude un accordo importante in Algeria che ci rende più indipendenti dal gas russo. Guarda caso, alcuni partiti che storicamente hanno rapporti, legami con Putin, decidono di staccare la spina al governo Draghi. Questo ovviamente ha prodotto un'accelerazione improvvisa sotto l'ombrellone per preparare le liste e quant'altro, e quindi noi ci stiamo organizzando per fare cosa? Noi pensiamo che dopo 30 anni di bipolarismo ha prodotto una classe politica non adeguata ad affrontare i temi e i problemi contemporanei. Negli ultimi 30 anni i partiti si sono esclusivamente limitati a dire: o con me o contro di me, o voti a noi o vengono i comunisti, o voti a noi o vengono i fascisti. Noi riteniamo che nel 2022 non siano questi i problemi, anzi i partiti dovrebbero con serietà dire che tipo di democrazia loro intendono riferirsi: all'atlantismo, all'europeismo e quindi alle democrazie occidentali, oppure alle autocrazie di Orban e di Putin. Molti partiti ad oggi ancora non dichiarano formalmente questo, e quindi il cittadino è legittimato a chiedere formalmente, a sapere prima del 25, ad esempio Movimento 5 Stelle, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, da che parte stanno, che tipo di democrazia vedono per il futuro della nostra comunità Italia e quella dell'Unione Europea. Quindi Azione si propone, Lista Calenda, quindi Terzo Polo, di andare oltre questo bipolarismo che ha in questi 30 anni ridotto l'Italia in questo modo. Non vogliamo una politica del contro, vogliamo una politica del per.
quindi per una serie di problemi che l'Italia ha, quindi un programma concreto, pratico, un programma calibrato sui problemi come un piano industriale che individua obiettivi, individua risorse, individua strumenti per raggiungere quegli obiettivi e non poi i soliti slogan. Bene, poi entreremo nel merito dei singoli temi. Daniele D'Angelo, intanto gli chiedo di presentare la lista Noi Moderati, che è a sua volta una mini coalizione di forze centriste che però sostengono il centrodestra. Ecco, cerchiamo di non dimenticare nessuno. Esatto. Ricordiamo che in Abruzzo c'è anche un personaggio nazionale, animatore di questo progetto politico, che è Gaetano Quagliariello, che non si è ricandidato in questa campagna elettorale proprio per lasciare spazio ad altre energie. Prego. Buonasera. Sono D'Angelo Daniele, candidato capolista al plurinominale alla Camera. Come appena detto, noi diciamo rappresentiamo quelle forze moderate di centrodestra. Gaetano Quagliariello, come hai appena detto, diciamo è stata la persona che mi ha dato la possibilità di fare politica vera, politica concreta, politica sul territorio, la politica del fare. Da qui è nata, come devo dire, la mia, ho sposato questo indirizzo, questa forma di fare politica, e ci siamo trovati subito una persona di spessore, una persona che lo stesso Draghi nel meeting di Rimini lo ha ringraziato parlando un quarto d'ora di lui. Siamo partiti diciamo da un piccolo partito, ad oggi ci troviamo con gli altri tre rappresentanti dell'area moderata di centrodestra, Lupi, Cesa e Brugnaro. Abbiamo fatto questa unione di questi quattro partiti che alla fine hanno in sé la stessa propulsione, la stessa idea di politica, di Italia, di pragmatismo, di voler fare, non come devo dire, non ci rifacciamo a quella politica di slogan, di chiacchiere, di esuberanza, ma siamo moderati, ma tutto questo non significa che siamo dei mollaccioni, che siamo persone deboli, ma siamo moderati nei modi di fare politica, ma i risultati li abbiamo sempre portati avanti e i territori dove governiamo insieme alle altre forze della coalizione dimostrano la grande capacità e la grande voglia dei nostri amministratori di fare politica vera sul territorio per le persone e non per parlare alla pancia, ma portiamo a termine le idee che vogliamo realizzare. Questo siamo noi. È normale che un centrodestra, per chiamarsi centrodestra, ha bisogno di una destra, che ce n'è, e di un centro, altrimenti sarebbe o una destra populista o soltanto una forza di destra. E noi andiamo a completare quell'area, la vera forza moderata e del fare. Lo dimostrano i fatti, sui territori, e soprattutto, per rispondere all'amico Sottanelli, siamo quell'area moderata che andrà al governo. Quindi votare Noi Moderati significa portare al governo un'area moderata che rispecchia i valori di milioni di persone, che la pensa come noi, che ha alla base del proprio ideale la famiglia e il lavoro. Grazie, è interessante questa tribuna elettorale perché in qualche modo vi contendete un po' lo stesso elettorato, però voglio parlare anche dei temi di stretta attualità proprio di queste ore per lanciare qualche stimolo, qualche provocazione se possibile. Sottanelli, voi siete tra quelli che, anzi forse gli unici che esplicitamente chiamano in causa un impegno di Mario Draghi anche dopo il 26 di settembre, quando avremo i risultati definitivi delle elezioni di domenica 25. Però oggi per esempio c'è un confronto, l'unico che si farà, peraltro non in TV per le regole della par condicio, su un sito web che è quello del Corriere della Sera, tra Meloni e Letta. Questa polarizzazione rappresenta poi la realtà
di ciò che avverrà sul Parlamento, che, come diceva anche D'Angelo, verrà nominato direttamente dagli elettori attraverso una consultazione proporzionale in gran parte. Ecco, come sfuggire a questa idea di bipolarismo che poi tenderà negli ultimi giorni di campagna elettorale anche a polarizzare lo scontro sul tema del voto utile? Io percepisco in questa campagna elettorale che il voto si sta polarizzando su tre partiti, a destra Fratello d'Italia, come terzo polo ovviamente sulla lista Calenda, e a sinistra sul Movimento 5 Stelle. Quello che percepisco è che in questo modo si sta polarizzando. Noi non diciamo Draghi come persona, come metodo. Noi siamo fortemente arrabbiati perché siamo stati capaci, anzi il Parlamento è stato capace, alcune forze del Parlamento, di mandare via la persona che ha uno standing internazionale tra le migliori in Italia, riconosciuto da tutto il mondo, e qualcuno ha deciso, per interessi di bottega o spiccioli dei singoli partiti, mi riferisco al Movimento 5 Stelle, a Forza Italia e alla Lega, di mandare a casa una persona come Draghi, che in un contesto economico così difficile, avere alla guida una persona autorevole dà stabilità. Nel momento in cui già i mercati oggi prevedono l'eventuale incarico alla Meloni, già è partita la speculazione sull'Italia, che produrrà ovviamente questa speculazione un costo maggiore sul nostro debito pubblico con l'innalzamento dei tassi, quindi andrà a pregiudicare anche a livello finanziario il futuro e le future generazioni dell'Italia. Quindi chi ha staccato la spina al governo Draghi si assume grosse responsabilità, perché sta mettendo anche sul campo dell'energia, ma non soltanto, immagina anche un'inflazione che sta sempre più salendo, mandando a casa un governo. Quindi queste persone, il Movimento 5 Stelle, una persona di Conte, Salvini e Forza Italia, hanno queste grosse responsabilità, perché le sofferenze delle imprese, delle famiglie sul caro bollette parte anche da questo. Noi pensiamo che ci si auspica nel governo Draghi, non lui come persona, anche se dovesse tornare, perché noi non è che abbiamo nessun tipo di accordo con lui, anzi, noi auspichiamo il metodo Draghi, che è una cosa completamente diversa. Il metodo Draghi significa dire agli italiani con onestà, con serietà, le cose che si possono fare, come si possono fare, con quali risorse si possono fare e con quali tempi si possono fare. E le cose che non si possono fare, spiegando il perché non si possono fare. Noi critichiamo quello che è successo negli ultimi 30 anni perché i partiti sono andati avanti per slogan e non in maniera concreta, dicendo agli italiani la verità. La verità deve essere è la nostra stella polare, perché all'elettore, al cittadino, va dato il massimo rispetto. Quindi il metodo Draghi significa serietà e rispetto verso i cittadini e autorevolezza a livello internazionale. Ecco, chiedo anche appunto a noi moderati se si sentono in qualche modo svantaggiati mediaticamente da questa polarizzazione che si sta seminando in questi giorni, in questi ultimi giorni di campagna elettorale sui media, su temi come l'appartenenza politica, la storia politica, il fascismo, l'antifascismo, il comunismo, l'anticomunismo, una serie di temi che poi anche nelle campagne di comunicazione dei leader, in particolare di Letta e di Meloni, in questi giorni stanno diventando il centro di uno scontro frontale. Questa situazione non rischia un po' di allontanare anche gli elettori moderati dal desiderio di andare a votare? Ma guardi, è una bella domanda questa. Innanzitutto perdonami un secondino per rispondere all'amico. È vero, no? Che il bipolarismo purtroppo ce lo siamo ritrovati, perché nessuno si aspettava una caduta di questo governo così, come devo dire, repentina, in un periodo anche difficile, no? Per organizzare le liste, per la campagna elettorale. Però mentre si stava cercando di costruire un qualcosa di diverso, dopo qualche giorno di un evento a Roma, Calenda è andato a stringere la mano a Letta,
Quindi diciamo che il bipolarismo ve lo siete anche ricercati questa volta, perché l'idea poteva essere un'altra, ma se il giorno dopo si va a dare la mano al presidente del PD, insomma, diciamo che siete stati poco onesti e con le idee abbastanza poco chiare su questa situazione. Per rispondere alla domanda, per quanto mi riguarda e per quanto ci riguarda, parlare in ogni tornata elettorale, in ogni campagna elettorale, di fascismo, di comunismo, di antifascismo, che assolutamente sono temi importanti, ma a mio avviso adesso non sono essenziali, perché credo che l'Italia non teme né l'arrivo di un comunismo sovietico né un ritorno ad un fascismo. Credo che questi ormai sono discorsi abbastanza superati e fuori tempo. Io credo che di problemi ne abbiamo tanti e dobbiamo concentrarci sui problemi attuali, che sicuramente non sono le ideologie del passato. Tutt'oggi c'è ancora qualche ragazzo che nei bar porta le magliette di Che Guevara, di Mussolini, ma sono cose talmente residue che non hanno, secondo me, non serve nemmeno parlarne più di tanto. Abbiamo un sistema democratico, per fortuna, che impedisce in ogni modo il ritorno di qualsiasi tipo di governi autoritari, quindi su questo penso che possiamo stare talmente tranquilli e sereni e usare le nostre energie per risolvere problemi seri, che sono i problemi dell'energia, i problemi dell'agricoltura, che purtroppo con l'innalzamento delle temperature, lo sconvolgimento delle stagioni, ha problemi seri e gravi. Quindi concentrare tutte le nostre energie nel creare invasi per l'irrigazione, creare un sistema per proteggere l'Italia dalle speculazioni energetiche, creare dei fondi in aiuto delle famiglie e delle imprese, come ha proposto anche il governatore Toti, un'idea assolutamente equilibrata, giusta e pratica. Bene, ne parleremo, perché poi entriamo sin da ora nel cuore dei singoli temi, in particolare quello che preoccupa un po' tutti, è la guerra, che mette in discussione anche all'interno di questa campagna elettorale la collocazione nazionale dell'Italia e il rapporto con l'Europa. Allora, su questo bisogna essere chiari nei confronti degli elettori, e quello che vi chiedo, a voi che siete insomma forze più europeiste e moderate, da soli Italia, Azione Italia Viva, e in coalizione Noi Moderati, ecco, l'Italia intanto terrà fede alla sua collocazione europeistica? Ci sono delle sirene preoccupanti negli altri schieramenti? Prima domanda. Seconda domanda: i soldi del PNRR vanno rimodulati oppure vanno spesi? Sottanetta. Beh, innanzitutto i soldi del PNRR vanno spesi, e soprattutto vanno spesi bene, perché grossa parte è in debito, il 60%, e quindi il debito che ci porteremo avanti nei prossimi anni, quindi vanno spesi, e il famoso debito buono, perché se si spendono buoni quei soldi ci aiuteranno a fare in modo che nei prossimi anni avremo un'Italia più competitiva sotto l'aspetto infrastrutturale, sotto l'aspetto della crescita economica. Quindi grande attenzione, bisogna però, per poterli spendere e fare in modo che l'Europa ce li continui a dare con le varie tranche, che l'Italia continui nell'azione di riforma che prevede il PNRR. Il PNRR fissa alcuni obiettivi, il governo attuale li sta raggiungendo, anzi rispetto al governo Conte Draghi aveva intrapreso un'azione molto di velocizzazione. Quindi bisogna prenderli tutti i soldi del PNRR facendo le riforme. Nel prenderli tutti bisogna saperli spendere bene, bisogna aiutare gli enti locali, i comuni che non hanno i livelli le capacità per le progettazioni, per fare le stazioni appaltanti, quindi c'è tutto un problema importante che ruotano attorno all'utilizzo bene dei fondi del PNRR. È ovvio che noi siamo i garanti dell'atlantismo e dell'europeismo, perché noi crediamo nelle democrazie occidentali.
Ne siamo convinti che grazie all'appartenenza a un'Europa che vorremmo in futuro che diventasse un'Europa degli Stati Uniti d'Europa, con una politica estera unica, una difesa unica, una politica fiscale unica che possa competere come Europa, che abbiamo 440 milioni di abitanti, quindi un mercato importante rispetto ai 140 milioni russi di abitanti e ai 330 milioni dell'America. Per arrivare all'Europa bisogna che la Russia e l'America si mettano insieme, quindi un mercato importantissimo. Immaginate se facessimo un passo in avanti, quindi gli Stati Uniti d'Europa, che forza riusciremmo a produrre in un discorso geopolitico globale. Penso che quella sia la nostra stella polare, quindi noi crediamo nell'atlantismo, crediamo nell'europeismo, ma soprattutto in Europa prospettica degli Stati Uniti d'Europa che possa competere in maniera importante sia con i paesi emergenti in Oriente e sia nel rapporto con la Russia, perché solo in quel modo riusciremo a essere sovranisti e indipendenti ed essere, come dire, avere quel ruolo centrale che l'Europa merita. Ecco, chiedo anche a voi di noi moderati, qual è la collocazione europea a cui guardate, anche alla luce delle frasi di ieri di Giorgia Meloni, che sembrano aver fatto un po' qualche passo in retromarcia rispetto a quelle aperture cui si era assistito in questa prima fase di campagna elettorale. Ma guardi, un minimo di differenza nei partiti della stessa coalizione c'è, altrimenti sarebbe un unico partito. Ognuno ha delle sfumature diverse dall'altro. Per quanto ci riguarda, le posizioni europeiste e atlantiste sono intoccabili, sono ferme e sono, come devo dire, sono il futuro che potrà garantire una vita dignitosa e periodi di pace all'Europa e al mondo intero. Diversamente, io non credo che ci possa essere una strada diversa per avere la stessa tranquillità che dal dopoguerra ad oggi i nostri nonni si hanno tramandato. Senza un'Europa oggi stiamo allo sbando più totale, non c'è né la forza di pensare a un'uscita dall'Europa come l'Inghilterra e né la volontà e nemmeno la cultura. Noi siamo, secondo me, un unico popolo che nella storia lo ha dimostrato, anche avendo delle guerre interne come nel corso per arrivare alle democrazie in tutto il mondo succede questo, però oggi siamo un'entità unica e bisogna salvaguardarla e mantenerla tale e logicamente rafforzare i rapporti con il patto atlantico e con l'Occidente. Non ci dimentichiamo che comunque siamo della stessa genetica, Stati Uniti e Europa sono complementari, non possono essere diversi. Certo, l'Europa così come è nata è andata bene fino a qualche anno fa, ma come ogni situazione ha delle evoluzioni e oggi l'Europa andrebbe rivista in tante situazioni, ma di certo non sono situazioni che vanno a sfavore di un'Europa unita, ma deve essere, come devo dire, un evolversi per un'unità europea sempre più forte, per avere dei legami non solo economici, ma anche militari, anche di politiche estere verso gli altri continenti, di, come lo stiamo vedendo adesso, politiche uniche sui gas, sulle materie prime. Ecco, io su questo, approfittando del fatto che adesso invertiamo l'ordine di risposta, quindi sarà lei nuovamente a parlare, innesto la prossima domanda, che è proprio relativa al gas, perché insomma, sai, adesso si vota tra meno di due settimane, Draghi può fare quello che farà, lo farà in queste ore e va bene, ma insomma ci sono provvedimenti
provvedimenti urgenti che il prossimo Parlamento dovrà prendere per evitare agli italiani, in particolare anche alle famiglie, a quelle piccole e medie imprese che rappresentano proprio il vostro potenziale elettorato di riferimento, un inverno nerissimo, un inverno insostenibile, un inverno che potrebbe avere anche delle forti ripercussioni di tipo sociale. Allora, due o tre misure per fronteggiare la crisi energetica immediatamente attuabili e che possano al più presto salvare gli italiani da questa catastrofe economica. Allora, non è semplice intervenire su situazioni complesse come queste, perché purtroppo ce le siamo ritrovate senza nemmeno, come devo dire, avere il tempo di organizzarci e di pensare bene alle soluzioni permanenti. Nell'immediato una delle soluzioni più semplici da applicare è la soluzione data da Todi, che certo è una toppa, non è la soluzione reale, ma va a garantire un futuro alle famiglie e alle imprese, ossia è quella di utilizzare i fondi di sviluppo e coesione per andare a alleviare le sofferenze delle aziende e delle famiglie dovute dal caro bollette. È tutto lecito, tutto fattibile, perché basterebbe soltanto l'ok dell'agenzia di coesione. Seconda cosa, anche fattibile, però andrebbe chiesto all'Europa e è stato già fatto nel periodo Covid, di utilizzare i soldi che tramite le regioni l'Europa destina alle imprese, ossia i fondi i FESR, i POR, che sono stati già utilizzati per il periodo Covid come ristoro alle aziende e come una misura immediata si potrebbe utilizzare anche questa. Per un immediato futuro, più a lungo termine, ma di certo non complicato come le centrali nucleari o le centrali a carbone di riattivazione fatti vari, sarebbe utile veramente costruire i rigassificatori, perché purtroppo si vuole o non si vuole, alternativa al gas russo è soltanto quello statunitense che arriverebbe liquido, quindi andrebbe fatta una politica del genere. Poi il dire sempre di no a energie quasi illimitate, tipo il nucleare, negli anni ci ha portato adesso a non essere indipendenti da questo punto di vista, e non è una cosa da poco, perché l'indipendenza energetica è uno dei pilastri fondamentali della sovranità di uno Stato. Quindi veramente rivedere la possibilità di creare in Italia, di costruire in Italia nucleari, impianti nucleari, e a mio avviso, che lo predico da anni, sono le biomasse. In Italia abbiamo ettari e ettari di boschi lasciati all'abbandono e alla mercé di incendi e di calamità naturali. L'ultima volta che ci sia stato messo le mani credo che risalga al piano Fanfani. La pulizia del sottobosco, oltre ad avere le montagne e comunque le aree boschive coltivate e tenute in un certo modo, dà la possibilità di creare quel legname da poter utilizzare per creare energia elettrica. Sottanelli, allora, due o tre punti chiari che siano anche di immediata attuazione. Bene, innanzitutto io volevo anche sottolineare come, rispetto a quello che ho detto in precedenza, sul tema dell'energia ci fa capire il comportamento di poca serietà dei partiti classici che abbiamo avuto in Italia. Abbiamo detto che oggi bisogna correre per fare in modo che a Piombino, che ci sono i fondali, il braccio giusto, per far approdare una nave come rigassificatore. Tutti i partiti, dalla destra alla sinistra, sono stati a Piombino con le bandiere fino a un mese fa, due mesi fa, a protestare, e quindi con quel populismo, che non c'eravate con questa formulazione come proposta politica di oggi,
Ma ecco, la falsità, quindi la presa in giro che i partiti continuano a propinare agli elettori e agli italiani in maniera proprio becera, perché sono andati tutti a Piombino con le bandiere a, come dire, ad alimentare quel populismo. Invece di dire che i rigassificatori in questa fase sono determinanti, noi rischiamo, se l'inverno sarà un inverno difficile, un inverno freddo, un inverno lungo, che arriveremo a marzo dove non avremo più il gas per dare tutta l'autonomia che vogliamo alle famiglie e soprattutto alle aziende, e rischiamo di andare al contingentamento, il che è un danno enorme sia come qualità della vita, ma soprattutto per le aziende, che se si ritrovano senza energia voi capite che cosa può accadere. Allora i partiti sono andati a protestare in maniera proprio becera, secondo me, su una cosa, su un provvedimento che è necessario. Il rigassificatore ci garantisce 5 miliardi di metri cubi di gas, che ci dà l'autonomia per poter andare avanti. Allora noi contestiamo proprio questo. La lista Calenda vuole riportare sul serio la politica in Italia. Agli italiani gli va detto, per filo e per segno, anche le cose impopolari, perché la differenza tra il politicante e il politico è che il politicante, per rimanere e conservare il suo posto, la sua poltrona, perché vive solo di quello, va avanti con gli slogan e quindi alimenta il populismo. Invece la politica con la P maiuscola è quel politico che dice quello che si può fare, quello che non si può fare e come si può fare. Ovviamente a breve, subito, il rigassificatore, per atterrare sulla sua domanda, per arrivare all'obiettivo del 2050 di CO2 a emissioni zero, bisogna pensare alle centrali nucleari. Bisogna che ci vogliano almeno 7-10 anni per la costruzione. Noi nel 2050 ci arriveremo a emissioni zero solo se riusciremo a pianificare nel breve le realizzazioni di 2-3 centrali nucleari in Italia. Grazie Sottanelli. A proposito di cose credibili che possono essere promesse agli italiani, però sapendo di poterle realizzare, il tema del fisco, il tema che è stato posto al centro di questa campagna elettorale soltanto per questa proposta della flat tax o di altre proposte timidamente avanzate, perché quando si parla di fisco in campagna elettorale si teme di perdere i voti. Ecco, allora io vi chiedo un atto di serietà rispetto a quello che andrà fatto dopo il 25 e 26, appunto 25 voteremo, il 26 sapremo chi ha vinto, se sapremo chi ha vinto, per una riforma fiscale che l'Europa ci chiede tra le tante cose, ma soprattutto per poter rendere sostenibile la spesa pubblica in questo paese. Sono tante proposte, flat tax, intervenire sull'eredità, era stato proposto in una prima fase della campagna elettorale anche dal Partito Democratico. Ecco, quali sono le vostre proposte? Chi parte? Parte sempre D'Angelo. Guardi, sulla tassazione mi trovi proprio coinvolto, diciamo, anche in prima persona, perché essendo una partita IVA capisco quello che si dice, quello che si vuole raccontare agli italiani. La situazione, diciamo, non è semplice, anche perché noi imprenditori, oltre ad essere politici, ci troviamo a pagare delle tasse in un modo quasi, come devo dire, esagerato, che uno può anche dire negli stati scandinavi, in Germania la tassazione è quasi simile alla nostra, anzi nella Scandinavia anche più alta, ma là ci sono servizi che noi aziende qui in Italia non abbiamo, ci sono servizi che le famiglie, noi italiane, non hanno. Noi paghiamo tasse come i paesi scandinavi e abbiamo servizi come i paesi del Centrafrica, quindi è questa la distanza forte che si va a creare tra la politica e il popolo e le aziende. Mettere un freno a questa situazione è necessario, ma parlare di una flat tax al 13%, al 15%,
può essere bello e può essere un qualcosa che la gente recepisce e magari può credere che possa funzionare. Io stesso ho visto che funziona con l'aliquota minima al di sotto dei 60.000 euro, ho visto in molte aziende che funziona questa storia qui, ma bisogna prima di dire portiamo l'aliquota fissa al 15%, ma ci sono le risorse, la finanziaria si regge facendo una restrizione così drastica della tassazione. Una volta visto che le possibilità economiche ci sono, allora interveniamo. Però quello che vorrei capire io, soprattutto dalla Lega, che l'ha fatta come devo dire, un cavallo di battaglia, no? Se prima di parlarne ha fatto bene i conti sulle possibilità economiche di italiani. E certo, la convinzione forte è quella di una riduzione del cuneo fiscale. Secondo me la prima misura che andrebbe fatta è quella roba lì, perché si potrebbero dare più soldi ai dipendenti, che sono soldi loro fondamentalmente, ma che noi imprenditori versiamo alle casse dello Stato. Quindi c'è una differenza enorme di cuneo fiscale tra le buste paga italiane e quelle di altri paesi, come ad esempio la Germania. Bene. Là, secondo me, si deve intervenire e intervenire seriamente. Grazie D'Angelo. Sottanelli, le vostre proposte sulla riforma fiscale. Un fisco più semplice e leggero. Semplice, bisogna riorganizzare tutto quel mondo delle norme che oggi un povero consulente e quindi i suoi clienti a seguire ovviamente sono costretti e spesse volte veramente è una palude dove difficilmente si riesce a comprendere. Quindi un testo unico, complessivo, semplificato per quanto riguarda la regolamentazione in toto. È ovviamente più leggero un fisco, a partire dall'abolizione dell'IRAP per le aziende. L'IRAP è una tassa che solo in Italia le aziende sono costrette a pagare, non la riteniamo utile, già è stato fatto un primo passo sulle persone fisiche, adesso va fatto sulle aziende. Ovviamente bisogna capire e andare a prendere tutte quelle sacche di evasione volontaria, perché l'evasione può essere ovviamente volontaria e va punita, cioè può essere anche l'evasione di imprese o persone che non riescono purtroppo a pagare, quindi quell'evasione va recuperata, quella proprio studiata a tavolino. Tutto quello che si recupera dall'evasione serve per andare ad abbattere ovviamente le tasse, sia per quanto riguarda il cuneo fiscale, quindi per i lavoratori dipendenti, e sia per le imprese. Un fisco che possa essere competitivo, che possa aiutare le nostre aziende ad essere competitive e restituisca anche maggiore forza di potere di acquisto da parte dei lavoratori dipendenti. Quindi ovviamente incidere sul cuneo fiscale, come già nel governo Calenda Renzi a suo tempo con i famosi 80-90 euro furono dati nelle buste paga, non era altro che una riduzione del cuneo fiscale dove il dipendente ha avuto maggiori soldi in busta netta e a parità di costo per il datore di lavoro. Quindi è un intervento concreto, diretto, utilissimo, necessario in questa fase dove l'inflazione sta galoppando e quindi le famiglie stanno perdendo il potere di acquisto. Bisogna incidere molto su questo fattore qua. È ovvio che fare delle proposte alla Salvini, soliti slogan come abbiamo sempre detto, che costa 65 miliardi di euro l'anno e crea iniquità, penso che non sia il momento di creare iniquità. Io penso che sia il momento di andare avanti con un'equità corretta e automaticamente cercare di ridare soldi alle famiglie e alle imprese. Poi
Per quanto riguarda i 60.000 euro il forfettario, noi chiediamo anche che negli ultimi l'uscita 2 anni dopo, eventualmente per chi fattura più di 60 milioni, sia un'uscita graduale e non secca come avviene oggi. Poi fino a 25 anni non dovrebbero essere pagati per chi i giovani che vengono assunti le tasse, e il 50% fino all'età di 20, 29 anni, tutto quanto questo per aiutare anche bene sia i giovani disoccupati e le aziende in questa fase particolare. Allora, sono alcune misure da fare subito. Allora, siamo alla parte conclusiva della nostra tribuna, come al solito i liturgici appelli agli elettori, ai tanti elettori che sono ancora indecisi, tanti mai come questa volta, perché scegliere noi moderati? Lo chiedo a Daniele D'Angelo, nell'ambito della coalizione di centrodestra, in cui voi rappresentate una precisa area culturale e politica, rispetto alla quale avete anche l'opportunità molto concreta di entrare in Parlamento, perché ricordiamo la soglia di sbarramento, se si è coalizzati, è dell'1%. Ma perché è importante appunto avervi in Parlamento all'interno di questa coalizione? È importante perché siamo quella forza che vuole lavorare seriamente per tutti voi, per tutti noi. Siamo delle persone che hanno nel proprio DNA il lavoro, la famiglia come due pilastri fondamentali. E bisogna veramente riportare in Italia persone che hanno voglia di credere in questo Stato, che hanno volontà di lavorare come stiamo lavorando sui territori, che non andiamo in giro a raccontare alle persone di andare 10 anni in pensione prima, ma a tutti piacerebbe una cosa del genere, ma guardare in faccia la gente e dire la situazione è questa. Teniamo due strade. Una, quella di lavorare e rimettere a posto i conti pubblici, di creare un'Italia migliore in base alle possibilità che teniamo, non fare discorsi campati in aria, propagande, populismo e quant'altro. Noi vogliamo guardare in faccia le persone e dirgli, come se fosse una famiglia, perché l'Italia è una grande famiglia, guardare in faccia i nostri concittadini e dirgli la situazione è questa. A tutti piace lavorare di meno, andare in pensione prima, avere strade di oro, ma le possibilità italiane sono queste. Lavoriamo insieme per migliorarle, guardando in faccia la realtà. E ce la facciamo perché dove abbiamo amministrato siamo riusciti a fare grandi cose, e possiamo farlo anche in Italia con una coalizione che vince, stravince, non è che vince, quindi saremo sicuramente al governo e riusciamo sicuramente a portare avanti la nostra agenda. La serietà e l'onestà delle persone che compongono questa lista, persone che non vivono di politica, ma persone che vivono del proprio lavoro come tutti voi. Questo è il motivo che ci spinge ad andare avanti e a creare un'Italia migliore per i nostri figli. Grazie. Io faccio questa domanda che in tanti fanno a Azione Italia Viva, anche se probabilmente questo non è il contesto giusto, dovremmo farla nelle trasmissioni sui collegi uninominali. Ecco, si assiste soprattutto da Meloni e da Letta all'appello al voto utile. Si dice, ma se voi votate per i candidati di Calenda, alla fine vinceranno sicuramente gli altri. Ecco, come rispondete a questa obiezione del voto utile? Che è una ulteriore bugia che di solito dicono, c'è la quota proporzionale dove noi eleggeremo diversi parlamentari e ci auguriamo che anche l'Abruzzo elegga i suoi parlamentari. Quindi come al solito continuano a dire bugie agli italiani. Perché votare invece il terzo polo, quindi la lista Calenda? Per 3 motivi fondamentali. Il primo: l'Italia è in un momento, così come anche il mondo, molto particolare. L'Italia va affidata a una persona che nella vita ha fatto qualcosa, che nella vita è riuscito ad affermarsi professionalmente, che è stato amministratore della pubblica amministrazione. Pensare di mettere in mano l'Italia
a una persona come la Meloni, magari anche brava donna, io non discuto a titolo personale, ma che non ha un'esperienza amministrativa concreta di amministrazione, se non un piccolissimo periodo con un ministero senza portafoglio, che nella vita privata non è mai riuscita, non ha mai fatto, non ha mai svolto nessuna attività professionale. Carlo Calenda è un manager, è stato ambasciatore, è stato ministro, è una persona autorevole, quindi una delle persone, dei leader in assoluto che ha più competenze. In Italia si parla di competenze, se dobbiamo andare a farci un intervento chirurgico o vincere una causa complicata o avere un problema fiscale importante, andiamo a ricercare le competenze tra i professionisti. Io penso che anche in politica, in particolar modo in questa fase politica, gli italiani prima di andare a votare debbano in maniera concreta analizzare i possibili leader e pensarli, figurarseli come premier. Immaginate che cosa possa accadere se un premier, diciamo, che non ha quella credibilità internazionale, quella capacità di governo, quell'esperienza amministrativa messa lì all'interno di una burocrazia importante, io ho avuto modo di toccarla con mano, che cosa ne può uscire fuori? Io penso che l'Italia ha bisogno di una guida forte, autorevole, che Carlo Calenda ha. Altro motivo è la serietà della proposta politica, il programma. Noi siamo l'unico programma, e vi invito ad andare sui siti a scaricarli tutti i programmi, dove sui nostri programmi si può vedere che è un programma che ha in maniera definita tutti gli obiettivi, come si fanno a raggiungere con le relative coperture finanziarie, senza slogan, con serietà, perché verso gli italiani bisogna essere seri. Terzo motivo importante, restituire l'orgoglio alla nostra regione. Sono venuti a candidarsi in Abruzzo persone che non hanno nulla a che fare con l'Abruzzo, che non conoscono l'Abruzzo né geograficamente né territoriale, che non conoscono i problemi della nostra regione. Per l'ennesima volta la Fratelli d'Italia candida tre persone, io sono in concorrenza con un ragazzo di Roma che nulla ha a che fare con l'Abruzzo, con una signora delle Marche, ex Movimento 5 Stelle, che è venuta a candidarsi qui in Abruzzo, abbiamo la Meloni che è venuta a candidarsi nel collegio Teramo L'Aquila e abbiamo Bagnai che già lo abbiamo eletto 4 anni e mezzo fa e non ha avuto. Chiudo nel dire che gli abruzzesi devono votare i propri rappresentanti, perché solo i propri rappresentanti abruzzesi conoscono i problemi e possono restituire dignità nelle e orgoglio liste siamo alla tutti nostra abruzzesi, regione. Anche le nostre noi, liste siamo tutti abruzzesi. Anche noi. Sia Camera che Senato, 7 abruzzesi tutti nelle nostre liste. Anche noi. Benissimo, io vi ringrazio e ricordo ai nostri telespettatori per l'ennesima volta che basta votare il simbolo del partito. Bravo. È la cosa più importante, perché è facile confondersi. Si vota il simbolo del partito e il voto va ai candidati nell'ordine in cui sono stabiliti nel listino, se dovessero eleggere più di un seggio, e beh, anche all'uninominale. È tutto, grazie per essere stati con noi, buonanotte, ci torniamo a vedere domani alla stessa ora per un nuovo appuntamento con il proporzionale della Camera dei Deputati nelle nostre tribune politiche. Arrivederci. Buonanotte.